nacque da un'agiata famiglia della piccola borghesia parigina. Il padre, prima parrucchiere, vendeva stoffe. La madre, modista, aveva una bottega ben avviata. Ambedue progettavano per il figlio una carriera di negoziante, ma riguardo a ciò Corot si comportò in modo talmente disastroso che nel 1822 i genitori acconsentirono ai suoi desideri e gli assegnarono una piccola rendita perché potesse dedicarsi alla sua vocazione di pittore. All'età di 26 anni, il giovane Corot chiese consiglio a un contemporaneo, Michelon, il primo vincitore del Prix de Rome per il paesaggio storico istituito nel 1817. Questi lo spinse verso la pittura dal vero, invitandolo a dipingere quello che vedeva. Nel 1825 Corot partì per l'Italia, dove restò 3 anni. A Roma c'era uno spirito nuovo tra i paesaggisti che arrivavano da tutta Europa. Nordici, tedeschi, britannici, russi si sforzavano di rompere con l'accademismo studiando all'aperto. Per le strade di campagna ricreavano nello splendore della luce mediterranea, con l'aiuto dell'equilibrio della natura, un'arte classica e realistica che non faceva appello ai maestri del passato. Viaggiando senza posa, l'artista percorse mezza Europa, bazzicò in modo particolare i dintorni di Parigi e rivide 2 volte l'Italia. Ovunque disegnò e dipinse molto, con l'idea precisa, che sarà essenziale per gli impressionisti, che la luce crea la vita e di conseguenza deve essere alla base della pittura. Lavorò anche a Barbizon e fu sensibile, come gli altri artisti che vi si raccoglievano, all'influsso dei pittori olandesi del XVII secolo. Ma grazie ai viaggi in Italia e al suo spirito di indipendenza, Corot si distinse sempre dagli altri pittori di Barbizon. Corot rappresentò una natura serena, conferendole con la sua sensibilità ingenua un'anima. Dopo il 1835 la notorietà di Corot crebbe, anche grazie alle sue regolari partecipazioni ai salon ufficiali. In queste esposizioni portò opere elaborate che presentano vasti paesaggi animati da figure bibliche o mitologiche, ma anche paesaggi evocativi popolati di ninfe, di ricordi dell'Italia, ancor più numerosi dopo il suo terzo viaggio nella penisola nel 1843. L'artista si interessò della figura umana e più particolarmente della donna, nudi, casti o conturbanti, italiane in costume colorato fissate dal vivo, ritratti dei parenti emozionanti per la loro ingenua verità o per la loro tenerezza nostalgica, figure di fantasia, ninfe o orientali spuntate da un sogno. Corot lasciò circa 600 disegni, dalla tecnica e dal carattere diversi. Sono generalmente appunti o indicazioni in vista di un quadro. Utilizzò anche la stampa e ne fu maestro, come si vede in una quindicina di acqueforti e altrettante litografie, per la maggior parte paesaggi. Pochi artisti come Corot hanno stimolato il gusto dei collezionisti per le serie. Alcune di tali collezioni sono finite integralmente nei musei. I quadri dell'artista in effetti sono sparsi in tutto il mondo. Non c'è quasi museo che non ne possieda uno. Ma la concentrazione più importante, per numero e per qualità, si trova in America, in collezioni sia private sia pubbliche. Uomo di grande riservatezza, limitava il proprio insegnamento ad esempi e consigli. Fu molto stimato anche grazie alla sua natura nobile, corretta e generosa. Non si montò mai la testa per il successo e aiutò molti dei suoi colleghi. Regalò ad esempio una casa al povero e ormai cieco Daumier e sostenne la vedova di Millet. Se ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!